Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi, martedì 11 aprile, la Chiesa celebra San Stanislao, vescovo e martire. È morto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 10 aprile, padre Fiore Paglione, oblato di Maria Immacolata, da più di 60 anni in servizio nella chiesa di Sant'Andrea di Pescara. Il religioso, classe 1927, originario di Tornareccio in provincia di Chieti, maestro e fondatore della Corale Polifonica di Sant'Andrea, ha dedicato la sua vita alla gente, ricorda Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, svelando a generazioni e generazioni di abruzzesi e non solo il mistero del canto e della musica sacra. Proprio con queste motivazioni nel 2018 ricevette le Ciatte d'Oro come segno della riconoscenza dei pescaresi per il suo impegno di fede e per la sua dedizione pastorale. Il funerale del sacerdote sarà celebrato mercoledì 12 aprile alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea in Pescara. Il corpo di padre Paglione sarà sepolto nella cappella di famiglia nel cimitero di Chieti. In relazione al raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, nella giornata del 5 aprile sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente entrambi i decreti via valutazione di impatto ambientale ministeriali favorevoli ai due lotti Chieti-Manoppello e Manoppello-Scafa. Lo fa notare il forum H2O che dice: la commissione via aveva rilasciato i propri pareri già il 6 settembre, ma per l'emanazione dei due decreti, gli atti che chiudono il procedimento di via, serviva anche il parere della soprintendenza speciale per i progetti del PNRR per il Ministero della Cultura. Questi sono stati rilasciati solo a marzo. Come largamente prevedibile, la commissione via ha bocciato le ipotesi alternative di tracciato, in quanto avrebbero traslato un'opera strategica da una zona sicura a una a rischio di esondazione del fiume Pescara. Da subito avevamo avvisato che si trattava di tentativi velleitari, in quanto la Commissione Nazionale Via ben difficilmente avrebbe dato l'ok a questo azzardo. Invece sono state accolte pienamente le nostre osservazioni sullo stralcio del cavalca ferrovia davanti a Santa Maria Rabona, trasformato in sottovia, e in parte le osservazioni sull'impatto paesaggistico del lungo viadotto di 1,5 km di scavalco del fiume Pescara e dell'autostrada, alleggerito nella struttura. Su questo aspetto il Ministero della Cultura ha chiesto un ulteriore sforzo progettuale a Rete Ferroviaria Italiana per far sì che la qualità architettonica del manufatto sia adeguata al contesto. Riteniamo che debba essere richiesto a gran voce, fa sapere ancora il forum H2O, l'intervento in sede di progettazione esecutiva di gruppi di tecnici di chiara fama a scala mondiale per dare seguito a questa indicazione. Resta a nostro avviso da migliorare ulteriormente il ruolo della ferrovia in questione come metropolitana di superficie nel contesto dell'area metropolitana e della Val Pescara. Ad esempio, migliorare le fermate, le stazioni e progettare sistemi di mobilità correlati, piste ciclabili, eccetera. Ovviamente bisogna prestare massima attenzione ai diritti delle famiglie e degli operatori economici che dovranno sopportare un impatto diretto per la realizzazione delle opere. Cordoglio nel mondo politico abruzzese per la morte di Giovanni D'Ifonso, 74 anni, deputato per due legislature, eletto nei collegi di Vasto e Lanciano e originario di Scerni. D'Ifonso risiedeva da decenni a Lanciano, dove ha svolto l'attività di insegnante e preside negli istituti scolastici e professionali. Lei era laureato in scienze agrarie. Come deputato fu eletto con i progressisti alle politiche del 94 nel collegio uninominale di Vasto, quindi confermato nel 96 quando fu eletto nel collegio di Lanciano con il sostegno dell'Ulivo. Attualmente era presidente dell'associazione no profit RATI, Rete di Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione, vicina ai giovani con l'obiettivo della formazione del talento e l'impegno di valorizzare creatività e merito.
Nevicate anche abbondanti nell'entroterra abruzzese, Avezzano coperta da una coltre bianca, così come Barrea. Qualche disagio per la viabilità fra Tagliacozzo e il bivio A24, A25, Torano-Pescara, traffico rallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25-24 Roma-Teramo, nebbia in banchi tra Valle del Salto e torni in parte con visibilità 80 metri. Neve anche tra Carsoli e Sergi. Sulla 25 nevischio tra Vezzano e Cocullo. Nebbia tra Ielli, Celano e Cocullo con visibilità 60 metri. Dunque una Pasquetta con neve in diverse località abruzzesi. La costruzione in quella zona di Pescara dell'albergo De Cecco non farebbe altro che arricchire e dare lustro a una parte di Pescara oggetto nel prossimo imminente futuro di un'importante opera di riqualificazione e trasformazione con innumerevoli vantaggi per la rinascita di quella parte di città che resta fondamentale per un salto di qualità che la nostra città potrà avere anche nell'ottica della nascita della nuova Pescara. Lo dice il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, in merito alla notizia sulla costruzione a Pescara dell'albergo De Cecco. L'albergo, con la sua idea progettuale, dice Padovano, così come descritto nel corso della presentazione, ha intercettato tutte quelle che possono essere le idee per l'eliminazione delle barriere che riguardano la ricettività cittadina. L'albergo potrebbe consentire così a tanti turisti che arriverebbero a Pescara, ma anche a tanti operatori economici e imprenditori, di poter usufruire di una struttura di fatto situata al centro della città, a ridosso del porto turistico e prospiciente il Ponte del Mare, e dunque in quell'area dove il comune di Pescara a breve si appresta, e mi riferisco a via Andrea Doria, ad una vera e propria opera di riqualificazione con il nuovo porto e con l'opportunità dell'utilizzo delle aree dell'ex Cofa. In pratica, prosegue Padovano, la riqualificazione dell'intera zona, zona di Pescara Sud, e dunque in tutto questo poter leggere dell'approvazione del progetto per la nascita dell'albergo De Cecco non fa altro che, dice il presidente di Confcommercio Pescara, far inorgoglire la città, in questo caso la Confcommercio di Pescara e tutti gli imprenditori commerciali. Entro 15 giorni il comune di Pescara avvierà il cantiere per la realizzazione della sezione nord della pista ciclabile su via De Gasperi in sopraelevata, aderente al raddoppio del binario ferroviario della linea adriatica con annesso il ponte in ferro. Sarà Rete Ferroviaria Italiana, sezione sud, al di sopra al di sopra degli scavi che hanno permesso di far riemergere i resti del muraglione di Fortezza Borbonica, e sarà proprio il comune a preoccuparsi della messa in sicurezza degli stessi scavi in attesa dei nuovi fondi che serviranno per rendere accessibili ai visitatori l'area archeologica. Lo ha ufficializzato il responsabile del procedimento, secondo quanto riferito dal presidente della Commissione Mobilità del Comune di Pescara, Armando Foschi. E veniamo allo sport, in particolare al calcio e al campionato di Serie C, Girone C. Ci chiediamo che futuro ci sia per il Pescara Calcio di Zeman dopo il 3-0 subito a Taranto, e lo chiediamo al nostro collega Antonio De Leonardis, che è collegato al telefono con noi. Ciao Antonio, dunque che futuro per il Pescara? Guarda, il futuro è tutto in 180 minuti, ormai mancano queste due partite. Certo, la botta di Taranto è stata pesante, nessuno se l'aspettava dopo la splendida prova la partita della gara precedente, e un 3-0 pesantissimo, direi. Ora però si tratta di reagire in due mosse per Pescara a questa possibilità di chiudere al terzo posto e quindi di partire per i playoff e la posizione migliore. Niente, si giocherà la prossima, appunto c'è Pescara Monopoli all'Adriatico e dopodiché l'ultima ci sarà la trasferta del Picerno, col Picerno che è un confronto diretto. Voglio dire, in questo momento il Pescara ha un punto di vantaggio sul Foggia e tre sul Picerno. Si tratta quantomeno di vincere, tanto di vincere la prima, tenendo conto che appunto la prossima gara verrà Pescara col Monopoli, il Foggia a Catanzaro, che insomma sì, è una squadra che ha già vinto il campionato, però ha sempre
Speriamo non regali nulla. Ma non credo che possa regalare, però sicuramente il Poggio è in un momento abbastanza favorevole, perché anche l'ha dimostrato anche nell'ultima partita, quindi insomma la partita magari aperta a tutti i risultati, ma il Pescara deve giocare su se stesso, cioè deve riscattare questa prestazione negativa del tutto inattesa, visto che la settimana prima c'era stata la più bella prestazione della stagione, la gara interna stravinta, e quindi si spera che sia solo un passo falso determinato pure dall'atteggiamento del Taranto, insomma, che con la sua gara di fatto di difesa e ripartenza ha messo notevolmente in crisi la squadra. Ora insomma col Monopoli si dovrebbe vedere un Pescara al meglio delle sue possibilità, e poi la gara con il Picerno, insomma, tutto sommato voglio dire Pescara resta sempre favorito per questa mini volata, però lo deve dimostrare sul campo giocando, non come è capitato nell'ultima partita, la squadra che non è riuscita addirittura a tirare mai in porta, ma ha subito dei gol balordi. Saranno importanti anche alcuni recuperi per ritoccare la squadra. C'è sempre l'assenza di Plizza, è un'assenza pesante quello del portiere, visto che insomma Sommariva non ha convinto appieno, anzi nell'ultima partita è stato un po' un tallone d'Achille per il Pescara, visto che insomma proprio il primo gol è nato dalla sua incertezza, ma anche lì in mezzo alla difesa insomma non ha brillato, anzi l'esatto contrario. Resta però appunto questa convinzione che la squadra, che ha dimostrato di avere qua grandissime qualità, possa ritrovare il passo giusto anche insieme, credo, alla condizione che sia anche in questo momento delle migliori, visto anche quello che è capitato solo la settimana prima. Insomma, io resto ottimista, però insomma la squadra lo deve dimostrare. Eh sì, grazie davvero Antonio, ci rivedremo a Speranza Sport. D'accordo, ci vediamo la prossima settimana. Ecco, intanto noi andiamo avanti con il nostro radiogiornale parlando del meteo. Le previsioni dicono che sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte stratificate che non produrranno fenomeni. Poche novità nel corso della giornata di domani, temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime, venti deboli, mare generalmente poco mosso. Con i di abruzzometeo.org noi ci salutiamo, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.